Il documentario ha richiesto una lunga preparazione, una lunga ricerca. Prima di iniziare a riprendere io sono andata per parecchi mesi senza videocamera. Prima sono stata molto con i bambini aspettando l'autorizzazione, perché l'autorizzazione ci ha messo quasi un anno ad arrivare dal ministero. Però avevo la possibilità di andare a seguire i bambini nella scuola, nell'asilo nido, dove andavano al mattino fuori dal carcere. E poi ho avuto una prima autorizzazione per entrare e parlare con le mamme, chiaramente prima di riprendere, che serviva a me per conoscere il carcere perché non ero chiaramente mai stata dentro una sezione femminile. E serviva poi a spiegare alle mamme cosa intendevo fare, conoscerle, spiegare il progetto perché avevo bisogno della loro totale partecipazione. Ed è stato molto bello perché avevo l'opportunità di fare delle foto ai bambini nella scuola. E ho richiesto l'autorizzazione per portare queste foto stampate poi dentro il carcere e questo mi ha aiutato molto nel rapporto con le mamme perché hanno capito quanto a me premesse il fatto di raccontare la quotidianità dei bambini e per loro era importante perché loro non avevano mai visto il nido, non potendo uscire, quindi era un modo per vedere i loro bambini in un contesto normale, diciamo. E poi abbiamo iniziato le riprese e anche lì ci abbiamo messo quasi 6 mesi a riprendere, quindi c'è stato un progressivo abituarsi, diciamo, sia noi e la troupe che alla camera. Dimmi, cos'hai, il gioco? Vieni, vieni qua. Sì, quello che a me ha colpito, ho strutturato il film su questo, proprio per provare a vedere com'è il quotidiano in carcere dal punto di vista anche dei bimbi. Quindi abbiamo tenuto la camera molto bassa proprio per seguirli alla loro altezza ed emerge una visione del carcere assolutamente non convenzionale, per cui tutti, le guardie, gli assistenti sociali, le altre detenute, cambiano, no? In presenza dei bambini. Ci si dimentica quasi di essere in un contesto carcerario. E i bambini, la cosa che colpisce è che sono assolutamente a loro agio, cioè quello si sono completamente adattati e portano la loro energia vitale. I bambini giocano come se niente fosse. Salvo poi chiaramente rendersi conto da subito, penso purtroppo, della sofferenza che c'è, perché è inevitabile che ci sia, soprattutto rispetto alle loro madri. Ma diciamo, la loro presenza aiuta, non solo le mamme, ma direi tutto il sistema carcerario, anche le guardie, le assistenti penitenziarie, a atteggiarsi, comportarsi in maniera diversa. Quindi era una presenza estremamente positiva all'interno del carcere. Si è svegliata. Saluti. Sì, quello che a me interessava dall'inizio, da quando ho saputo dell'esistenza dei bimbi in carcere, era proprio la profonda umanità di questa legge che permette alle mamme di non separarsi dai bambini e tutela in qualche modo il diritto dei bambini ad avere a crescere, almeno nei primi anni della loro vita, a crescere con la loro mamma. Quindi da una parte ero, insomma, come posso dire, anche ammirata dalla grande umanità del sistema legislativo. Dall'altra chiaramente ti rendi conto che tutti, insomma, anche il direttore stesso del carcere era consapevole del fatto che quello non è un ambiente adeguato per i bambini. In realtà dal 2011 c'è una legge che prevede la costituzione di istituti speciali, si chiamano ICAM, istituti di custodia attenuata per madri, che sono al di fuori della struttura carceraria in qualche modo e sono più leggeri. Non ci sono le sbarre così pesantemente, i bambini possono, non, le celle non vanno chiuse, le agenti non dovrebbero stare in divisa. Il problema è economico, perché chiaramente non ci sono i fondi per creare queste strutture, quindi
le mamme devono portare i bambini nella sezione. Adesso sta migliorando la situazione, quindi siamo nel 2016, dopo 5 anni, pian piano li stanno costruendo e a Torino, per esempio, l'anno scorso ne hanno inaugurato uno. Quindi tutti sono consapevoli del fatto che quella non è la situazione ideale. L'ideale sarebbe chiaramente permettere alle mamme di stare a casa con gli arresti domiciliari o in comunità famiglia, come previsto dalla legge.